collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Distrutta. Siete dei pagliacci. E lo dico con molto rispetto nei confronti dei pagliacci, che sono dei grandi artisti. Trovo questa vostra esibizione semplicemente pietosa. Naturalmente ci sono delle eccezioni, tra le quali oggi annovero Giglio. Sono sconvolto, signor Giglio. Benissimo, finalmente, era ora. Che prima va al pigiama, tra l'altro. Puzza di ratto, raga, c'è puzza. È stato un infame, perché non dici prima che viene a fare il casino con noi e poi alla fine non lo fai, cioè che amico sei. Voi forse vi siete dimenticati di una cosa, che stiamo avviandoci verso l'esame finale. Da oggi voi avete perso un punto, tutti. Lei aveva 5, adesso ha 4. Lei aveva 6, adesso ha 5. Lei aveva 4, adesso ha 3. Chi a fine settimana non ha 6 è fuori dal collegio. Punto. E che cosa? Il 6 ce l'avevo, ma c'ho 5, devo studiare. Siccome non voglio perdere tempo, la signorina ricorda la signorina parziale, il signor D'Ambrosio e non il signor Giglio, ma al suo posto il signor Cresta, vengono con me in aula così come sono a raccontarmi quello che è stato detto ieri. Ma Cresta ne sono Arrivederci. Arrivederci. Sono contento. Ale, scusa, hai ancora il pigiama sotto? Ma che c***o ridi? Non ti fai un po' schifo? Vabbè. No, più che altro non ridere. Lui ci ha tradito. Sei uscito e sei rientrato, hai fatto la finta. Eri prima di me. Togli un attimo la giocca. Ma rompere il c***o. Togli un attimo la giocca. Sei zitta. Abbi almeno le palle di dire che ce l'avevi sotto. E l'intento c'era. Io sono rimasto qua, non mi ha scelto. Non posso farlo. Stai zitta, cioè, sono sai le cose, stai muto. Non c'avevo voglia, boh, posso. Vabbè, no. Non ascoltare quando si insulta. Una corogna dentro di me, che comunque ti immagini. A me non dici né certe parole, non fai né tutto contro uno e non mi sfondi il letto per sfizio, per dispetto. Allora ragazzi, io se becco chi mi ha prodotto le doghe, mi spacco la faccia. Non l'hanno rotta apposta, stavano a ballare. Ragazzi, io vi rompo il setto nasale, a me non me ne frego, mi faccio cacciare. Io non ho paura di nessuno, ragazzi, non fate attenzione. Russo, mi dici i nomi di chi mi ha rotto le doghe? No, si sono rotti, poi si chiama e si riaggiusta. No, mi conosci ancora bene. Alessandro sembra non aver preso bene la notizia del letto rotto. Tu mi hai rotto le doghe, io ti spacco la faccia. Da me funziona così. Vediamo un po', dai. Fra tutte le doghe, non potevate rompere il mio diletto, l'unico, quello di Alessandro. Ok, uscite sti nomi che ha rotto, veloci. Chi c***o è stato a rompere le doghe? Dai, dimmi chi è stato, dimmi chi è stato. Io non ho visto. Dimmi chi è stato che gli rompo subito il setto nasale, dai. Fate sti nomi, muoviti. Giglio è impazzito. Cosa chi è stato? Cosa fa? Stia calmo. Chi è stato? Sei stato tu? Stia calmo. Sono signoretto tutto il tempo e non stia calmo, non faccia il boxer. Chi è stato? Muoviti, voglio il nome. Ma la pianti, forza. No, voglio il nome. Muoviti. Signor sorvegliante, le dà fastidio, sono non stato io. Allora? Allora? Oh, voglio sapere sto cazzo di nome, dove sono gli altri? Chi c***o è stato? Guardi, provveda a sistemare il letto. Io non sistemo niente, io non provveda a mettere in ordine quelle. Non ne frega niente, non è roba mia. Provveda a distribuire quella roba. Sono già nervoso, vi devo rompere qualche setto nasale, dai. Mi guardi. Dite se c***o di nome. No, non me ne frega niente. Guardi un po'. No, fatemi. Recuperi. Ho bisogno del nome. Recuperi. Non è mia. Le giacche, chieda gentilmente ai suoi compagni. Gentilmente, certo. Di chi è la questa giacca. È mia, questa non è mia. Alessandro è un po' troppo irascibile. La vedo una cosa dura da placare. Dai, muoviti. Dimmi chi era. Non lo so. Non dimmi è stato. Ma è inutile che mi minacci, non lo ti sto, so. Mi ha detto, dimmi chi era. Ale, l'unica cosa che ti posso dire è che non è stato fatto apposta. Che poi, pure mo che lo scopri che è stato, cosa dici? Spacco la faccia. Vabbè. Sempre te ne vai. Almeno male, almeno vado col vestito. Ma che concludi? Con le nocche un po' rotte. Ma che ci concludi? Non me ne frega un c***o. Se gesti almeno li fai. Non la lascio andare, liscio, strana storia. Sfogo tutta la mia rabbia. E adesso ne ho tanta, ma tanta, tanta, tanta. Troppo.